Allora, sono qui in SolidWorks, sono qui in MBD perché MB Dimension non ha la possibilità di creare il PDF 3D della parte, cioè noi abbiamo quotato tutto, siamo giusti, così abbiamo fatto le varie viste come si vedono qui. Adesso voglio andare a creare un PDF. Naturalmente, ok, la creazione, la presentazione in PDF 3D posso farla anche qui, però come si può dire, adesso andiamo a vedere, torno sul modello, andiamo a vedere come, perché c'è anche il template, cioè nel senso io posso pubblicare il PDF 3D, però quel template lì lo posso modificare. Per modificarlo devo andare in Editor Modelli 3D PDF, che dice apro l'editor modelli 3D PDF per visualizzare in anteprima e personalizzare i modelli. Dunque si può selezionare un modello, aggiungere o modificare il segnaposto di viste, distinte materiali, tabelle, aggiungere e rimuovere pagine, soprattutto anche dico aggiungo e rimuovo pagine, cambiare lo sfondo, aggiungere immagini. Dunque personalizzare in tutti i modi possibili il template, ok? Diciamo la base per poi del 3D PDF. Dunque vado qui in editor, ok, mi si attiva qua, non si vede, io devo dire sì, ok, e adesso porto qui quello che vedo, ok. Vabbè, io è semplicemente due o tre cosette, ecco. Allora, tutte queste come si vedono sono proprietà. Naturalmente io posso modificare tutto quello che voglio, però questi qua, una volta che ho caricato il modello, vengono in automatico riempiti, ok? Sono proprietà legate al 3D, ok? Naturalmente, vediamo questi, io posso cambiarlo, drawn, posso mettere disegnato e così via, però queste qui, se io vado sopra, sono tutte proprietà. Se clicco due volte, perdo la proprietà, ok? Ci siamo. Mentre questo qui è un text placeholder e semplicemente se io vado io ho queste quattro possibilità, ok? Campo modulo PDF, campo proprietà personalizzata che sarebbe queste qua, ok? Campo di testo modello e campo di testo. Per esempio, adesso andiamo a vedere, se noi andiamo a vedere qui, io adesso faccio Esc. Ok, questo qua è un text placeholder, dunque se io vado, dovrebbe essere questo, copia di testo modello, ok, dovrebbe essere questo qui, perché questo campo modulo PDF. Dopo bisognerebbe vedere la differenza tra questo e questo qua, campo di testo modello e poi campo modulo PDF. Questo qui è semplicemente testo, ok? Se io vado a cliccare qui, lui mi fa vedere che è questo, campo testo modello. Andiamo a vedere qua, e questo invece è un campo modulo PDF, mi avevo sbagliato. Segnaposto area PDF, ok? Invece questo qui, andiamo a vedere la differenza poi. Nome campo, ok, nome campo. Vabbè, comunque io adesso per uscire faccio Esc. Ok, segnare posto. Text placeholder. Ok, se volessi mettere una proprietà io qua, posso cambiare questo e farlo diventare proprietà. Ok, posso mettere Pippo 1, istruzioni Pippo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proprietà personalizzata, posso mettere e specificare anche la configurazione, specificare il testo, cioè il formato testo, così via. Posso per esempio mettere drawn by, ok, dunque una proprietà, clicco qua, ok, e qui a questo punto l'ho fatto diventare come questo, drawn by, ok, che in questo poi arriva chi l'ha disegnato. Ci siamo, dunque posso cambiare. Se io vado qui, faccio due clic, vediamo se riesco. Ah, ok, e qui.
Dunque io vedo qui Drawn By che è un campo proprietà personalizzata. Ok, dunque posso cambiare questo qua. Posso anche, faccio ESC, andare a spostare le immagini dove voglio, ok. Posso anche qua ridurre il numero delle viste, ok. Cioè nel senso le viste che poi queste qua, vediamo se vedono, sono queste qua in pratica, perché io sceglierò la mia vista principale, vediamo, perché non posso più lavorare su questo, e invece qui metterò, si caricheranno in automatico le viste rimanenti. Se vado qua, devo stare attento che se vado qui a modificare, poi io qua, se non faccio copia, ok, e metto così questo testo generale così. Ok, vediamo se riesco a tornare indietro. Vediamo se dovrei riuscire a tornare indietro. Faccio annulla, ok. Devo sempre stare attento a non modificare troppo, se no non riesco più a tornare indietro. Ecco, di sapere cosa faccio. In questo caso sono tornato indietro subito. Perché se modifico qua, poi faccio così, poi vediamo se torno, non riesco più a tornare indietro. Quello là l'ho perso e dunque bisogna stare attenti a questo, ecco. L'ultima cosa che volevo far vedere era questo, il logo. Io cliccando qui il logo posso andare a cambiare quello che voglio. Andiamo immagini, e per esempio search picture, vado a prendere questo qua, posso mettere naturalmente il logo l'azienda, questo lo farò diventare in relazione giusta, dunque qua aumenterò e poi lo sposterò per posizionarlo nella parte giusta e cliccherò, e dunque una volta salvato, se lo salvo avrò sempre quell'immagine lì. Questa qui poi posso andare anche a cancellarlo o a metterlo bianco come voglio, in modo da avere questo. Dunque, nel senso, poi uno può mettere altre cose, ok, però era semplicemente sapere più o meno che, ecco, questa lezione era sapere più o meno che esiste la possibilità di modificare il template del 3D PDF, ok, che uno può modificarlo tranquillamente, magari facendo salva con nome, ok, e salva il template. E dunque poi quando caricherà il template, caricherà per esempio quello lì. Possiamo anche provare a salvare con nome, ok, e mettiamo prova 1 e andiamo a salvare e faccio sì, ok. Ah, negato, non prendo adesso con un altro punto, salva in un punto alternativo e andrò a metterlo qua in salvo qua, devo ricordarmi save picture, ok, prova 1, seleziona cartella, ok, l'ho selezionato, l'ho salvato, vediamo se riesco a aprirlo. Dunque qua io posso aprire, sfoglia, vado immagini save picture, ma non l'ho salvato, save picture, ma non l'ho salvato, dunque devo riprovare a salvarlo. Allora, salva con nome 1, prova 1, sfoglia immagini save picture, faccio qua nuova cartella templates 3 SV 3D templates PDF SV PDF 3D templates. Ok, vediamo se metto qui, seleziona cartella e faccio salva. Ok, adesso andiamo ad aprire e ce l'ho. Ok, ce l'ho nel. Ok. Vabbè, spero di essere stato utile. Sto sperimentando anch'io
questa, come si dice, questo MBD ritengo molto importante perché comunque prima o poi bisogna, c'è un passaggio generazionale usando questi strumenti. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.